Ciao a tutte e a tutti, in questo video volevo spiegarvi un po' cosa ne penso riguardo la piastra per le doppie punte, quella che ti taglia le doppie punte lungo la lunghezza, in pratica non alla fine della punta e basta. È un video che mi avete richiesto tantissimo già dall'anno scorso, quando c'è stato il boom di questa piastra per le doppie punte, che tutte la volevano comprare o andavano dai parrucchieri per farsi fare la piega utilizzando questa piastra. Io non ero convintissima, in pratica tu passi questa piastra, non è che si scalda, non è che ti fa la piega, la passi, chiudi e vedi che taglia all'interno tutte queste puntine, poi vedi in questi video che tolgono l'affare di plastica e dentro ci sono tutte le doppie punte che ha tagliato. Mi ero già fatta un po' un'idea, però ho voluto sentire persone, il parere di persone che l'hanno effettivamente utilizzata. Loro ti dicono che quella piastra taglia appunto doppie punte che escono dalla lunghezza, per cui tutti questi, perché i nostri capelli non crescono tutti insieme, i capelli hanno una vita, per cui abbiamo dei capelli che arrivano fino qua giù, taglio a parte, taglio scalato in questo caso a parte, dei capelli che arrivano fino qui, capelli che arrivano fino qui, hanno tutte lunghezze diverse perché appunto sono in crescita. Nel momento in cui vai a passare questa piastra ti taglia tutte queste puntine e io ho pensato, il brutto sarà che comunque ti sfila un po' i capelli, perché tagliando tutte queste punte ti taglierà anche quelle che sono sane. Invece loro ti dicono che taglia solo le doppie punte, quindi se trova per la strada dei capelli più corti ma non hanno la doppia punta, non li taglia. Io trovo veramente difficile che questa cosa possa essere possibile, anzi sinceramente non ci credo neanche un po'. Trovo molto più plausibile che questo affare tagli tutte le punte corte che trova nella lunghezza, questo sicuramente sì. Brutto è appunto che sì, ti taglierà le doppie punte che trova lungo la strada, però ti taglia anche quelle sane. Moltissime ragazze infatti che mi hanno scritto che l'hanno utilizzata hanno detto che si sono sentite i capelli un po' svuotati, un po' impoveriti, non so, perché comunque tagliando dappertutto un po' se ne sentivano proprio meno, come se li avessero sfilati. Questo infatti era il mio dubbio, la mia paura, e me l'hanno confermata. Per cui io non la userei questa piastra, anch'io ho questi problemi di doppie punte che stanno un po' più sopra rispetto alla punta, anzi tra un po' le punte qua sotto sono più sane rispetto a quelli che stanno sopra, perché io ho la parte superiore che mi si rovina un po' di più, qua magari capita con delle doppie punte qua in mezzo. Cosa faccio? Possiamo simulare l'utilizzo di questa piastra a casa per conto nostro, ovvero pettiniamo la ciocca, questa è una cosa che fanno anche i parrucchieri, andiamo a mettere i capelli così, prendiamo le forbici che devono essere assolutamente forbici da taglio per i capelli, non delle forbici normali, non le forbici dell'IKEA, non le forbici che ci tagliate la carta, la stoffa, io adesso non vedo una mazza lì, le andiamo, scusate che rischio qui di tagliarmi tutto, andiamo ad avvicinarle e mentre scorriamo con le dita andiamo a tagliare, possibilmente fatelo davanti a uno specchio altrimenti fate un macello, andiamo a tagliare dove vediamo la doppia punta, o fate tutto quanto, se ce l'avete proprio distrutti fate così e voi tagliate tutti i capelli più corti, oppure li guardate e vedete dove c'è bisogno. È un lavoro minuzioso, ci vuole pazienza, se ce l'avete fatelo, se no non la comprate comunque questa piastra. Se anche volete fare questa cosa, ci sono dei parrucchieri che la usano, andate a farvi una piega e vi fate usare questa piastra. Molti la fanno direttamente con la piega, ti dicono proprio compreso nella piega se vuoi l'utilizzo di questa piastra, altri lo fanno pagare, non so quanto costi, però so che questo tipo di piastra costa tanto, secondo me non conviene, cioè ve lo fate da soli con le forbici come vi ho fatto vedere, se proprio una volta volete provarla per vedere se fa per voi, ma comunque non è che una questa cosa la usa spesso, per cui pagare per utilizzare una cosa magari una volta al mese, una volta ogni due mesi, mi sembrano soldi sprecati. Questa è la mia opinione, spero che vi sia stata utile, vi lascio qui la mia pagina Instagram, mi trovate come fairymary27, ho una serie video qua su YouTube intitolati la mia opinione su tinte da supermercato, spazzolero, tanti, tantissime cose, quindi se vi interessa vi lascio la playlist qua sotto. Questo è tutto, spero che vi sia stato utile, ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutti e a tutti, ciao!